Ciao amici, ben ritrovati a quello che cuciniamo per i nostri amichetti. Allora, vi ho parlato per esempio che utilizzo dei ceci, ceci a prova di stupido è scritto proprio qua, però questo cereale non è assolutamente masticabile o sbecchettabile da tutti, perché sappiamo che ci sono uccelli che hanno il becco più lungo, robusto e grosso e altri che ce l'hanno più piccolino. Per esempio nessuno riuscirebbe a spaccare un cecio intero se non proprio uccelli con il becco un po' grosso. E siccome è un cereale che è ricco di proprietà, va triturato, ma voglio darvi qualche indicazione su come farlo, perché quando andiamo a tritare questi alimenti, che sia mais, che siano ceci, che siano anche le arachidi che vi ho mostrato in altri video, dobbiamo tenere presente di non tritarli troppo, ma neanche troppo poco, a seconda di quello che vogliamo fare. Se li diamo in pasto ad uccelli di piccola taglia con il becco piccolo, devono essere molto sminuzzati. Per quelli di media taglia va bene invece una dimensione un pochettino più grande. Se al contrario dobbiamo preparare dei composti, dei pastoni, degli alimenti a base di margarina, strutto o burro, allora può essere che ci troviamo meglio a lavorarli in poltiglia o comunque con una trama molto fina. Andiamo a vedere un pochettino. Ok, non ho voluto farne proprio farina. Vedete che sono rimasti comunque dei granelli, vedete che sono sminuzzati piccoli, ma qualcuno è un po' più grande, ecco questo per esempio è rimasto intero, ma questo va benissimo per essere somministrato nelle mangiatoie. Adesso farò un'altra passata, perché ne ho ancora, e li farò ancora un pochettino più fini, perché così riesco ad accontentare tutti. Vedete come sono sminuzzati la prima volta che l'ho fatto in maniera troppo grossa? Andiamo a ridurli un po' di più, non dico quasi a farina, ma quasi. Sì, direi che così mi soddisfa, mi va molto bene. Questa volta ci occupiamo del mais. Gli ho dato già una grattugiata, ma mi sono accorto, grattugiata, una tritata, una triturata, ma mi sono accorto che non è facile, diciamo, ridurre il mais, perché anche con un frullatore come questo qua non sempre si ottengono dei buoni risultati. Bisogna cercare di controllare, rifare, riversare, rigirare fino ad ottenere quello che per noi è la gradazione, la misura giusta. Andiamo, procediamo, vediamo un po'. Ok, così ci siamo. Non è una farina, ma come vedete ci sono degli elementi molto più piccoli e molto più facilmente mangiabili e assimilabili da parte di tutti. E veniamo alle arachidi. Le arachidi che compro sono ovviamente non salate, come vedete sono già preparate, aperte, però vanno un po' sminuzzate. Gliele potete dare anche così, perché è molto divertente vedere come se le prendono, se le mettono fra le zampette e le mangiano. Però siccome voglio metterlo in questo pastone che sto preparando proprio per avere la possibilità di avere in un unico raccoglitore tutti gli alimenti, stavolta le sminuzzo un po', ma non troppo, un pochettino. Andiamo a vedere. Sì, direi che va bene. Direi che può andare bene. Invece, fra poco vi faccio vedere come lo sminuzzo di più, che diventa quasi una farina, per quanto vedete che ce ne sono alcune che scappano, è evidente che sia così, Però così mi va già bene da mettere nell'impasto. Altro giro, altra corsa.
stavolta, come potete sentire anche dal rumore del mio elettrodomestico, il risultato, vedete, l'ho ridotto di più, perché, e anzi, sì, va benissimo così, e perché questo mi va bene per essere sciolto nel burro quando lo riscaldo, nella margarina, e creare un impasto che una volta solidificato viene proprio sbecchettato dagli uccelli. Quindi date un occhio anche alle misure di quello che andate a preparare, perché a seconda di come viene fatto c'è poi una sua funzione nella mangiatoia. E a voi tutti grazie, ai prossimi video di Photo Art ovviamente sul Burr Garden.